Benvenuti a tutti, noi siamo Basa & Tadel e Melissa Ciumbe, siamo qui dalla radio del Liceo Montale e oggi vi parleremo del funzionalismo e i suoi principali esponenti. Oh my god! Wow! Ci troviamo in Gran Bretagna tra l'Ottocento e il Novecento, in cui grazie a Malinowski si sviluppa il funzionalismo. Malinowski viaggiava molto e da uno dei suoi viaggi nelle isole Tobriand prese ispirazione per scrivere Gli Argonauti del Pacifico Occidentale. Un'importantissima opera per la storia dell'antropologia perché segnò il confine tra la vecchia e la nuova antropologia. Quello che colpì Malinowski nella cultura tobriandese fu la cerimonia del kula. Il kula era uno scambio simbolico di braccialetti e collane di conchiglie che avveniva tra queste isole con specifici rituali. I partecipanti viaggiavano in canoa e gli oggetti dovevano circolare in continuazione, restando nelle mani del possessore per poco tempo. Fu proprio dall'osservazione di questa cerimonia che Malinowski capì che la società doveva essere vista come un complesso di elementi e relazioni connesse tra loro, ognuna delle quali ha una specifica funzione per la permanenza della società. Perché osservò che il kula poteva essere spiegato solo esaminando le funzioni che svolgeva nella società. Melissa, ci fai un esempio? Ad esempio, io stamattina ho fatto colazione con il budino della Mumu. Le mucche fanno mu, ma una fa Mumu! Budino al latte con le macchie, super goloso, super cremoso! Vaniglia, ciocco, ciocco vaniglia! L'ha fatto Mumu, la mucca con gli occhiali! Mumu super cremose vai, macchie golose, tutto ok! Mumu, l'unico budino con le macchie, da cameo! Ok, dopo questo fantastico flashback della mia infanzia e penso anche dell'infanzia di chi ci sta ascoltando, voglio dire che come la società, questo budino è il complesso di elementi e relazioni. Il budino è formato da tanti elementi come il latte, lo zucchero, il cacao e tanti altri ingredienti, giusto? Ed è anche il frutto di tante relazioni. Per esempio, sappiamo che per ottenere il budino ci serve il latte, quindi il pastore deve allevare le mucche affinché lo forniscano. Il latte deve essere poi successivamente portato in industrie dove può essere lavorato. E quindi quali sono i principi su cui si basa il funzionalismo? Allora, se non sbaglio, dovrebbero essere tre. Illuminaci. Allora, il primo sta nel porre l'attenzione sull'utilità di un determinato fenomeno, quindi sulla sua funzione nella società e non sulla comprensione della sua natura. Come secondo principio abbiamo una visione olistica della società, considerata un sistema in cui tutte le parti sono in relazione con le altre ed esprimono una reciproca necessità. Il terzo principio ci indica che per analizzare una cultura occorre studiare la sua configurazione attuale, ovvero come adesso e non nel suo sviluppo storico, quindi la sua funzione attuale. Mi pare che ci sia anche un altro antropologo che ha contribuito al funzionalismo. Sì, esatto, infatti nello stesso anno in cui fu pubblicata l'opera di Malinowski, un altro importante antropologo, Radcliffe Brown, diede alle stampe Gli isolani dell'Andamane, frutto di una sua ricerca sul campo nelle isole Andamane. Infatti Brown andò un passo avanti rispetto a Malinowski. Malinowski poneva al centro il concetto di cultura. Brown invece accentuò l'importanza della struttura sociale, che viene intesa come l'insieme di tutte le relazioni che si creano all'interno di una comunità. Quindi ogni società è composta da un insieme di parti interdipendenti che hanno come scopo il mantenimento e la continuità della società stessa. Per questo Brown viene considerato come il fondatore dello structural funzionalismo. Adesso vi facciamo una domanda. Anche per voi esistono particolari regole o rituali quando scambiate o dovete ricevere dei regali, come accade nel kula? Fateci sapere e scriveteci a questo numero 371-394-4511. Vi ringraziamo e grazie per averci ascoltato. Alla prossima! Ciao ragazzi!